chiama Alessandro Bellier, ha 82 anni, quasi 83, è originario di Parma e sta percorrendo l'Italia a piedi, da Aosta a Palermo. Noi lo abbiamo accompagnato per un breve tragitto proprio oggi che il suo viaggio lo ha portato a Cremona. Quasi arrivato a Cremona a piedi, ma non solo a Cremona, lei sta facendo oltre 6.000 chilometri. Esattamente 6.016 chilometri. Ha deciso di percorrere a piedi da Aosta a Palermo. E calpestando le 113 città con provincia e le 20 regioni italiane, cioè in poche parole cammino in tutte le città italiane. In questo momento ci troviamo a Vescovato, quindi manca ancora qualche chilometro a Cremona. Mancano esattamente 9 chilometri e 800 metri. Lei è partito questa mattina da Canneto sull'Oglio. Esatto, Canneto sull'Oglio stamattina. Quindi questa sua tappa è di quanti chilometri in totale? E dovrebbe essere di 32 chilometri e fino adesso ho fatto 21,9 km alla media dei 5,2. Ho camminato 4 ore e 14 minuti, sono stato fermo 27 minuti e 32 secondi, è tutto preciso. Ma come le è venuta questa idea? Lei ha un passato da grande sportivo. Esatto, ho fatto parte dei primi 50 uomini al mondo di alpini e paracadutisti, faccio foto subacquee agli squali, tanto è vero che il nome mio sarebbe Squalo. E per i miei primi 80 anni volevo festeggiarli in modo particolarissimo, senza fare la Santiago de Compostela, che tutti fanno la Santiago de Compostela. Ho voluto fare dal comune più a nord in Alto Adige al comune più a sud in Sicilia. Con lei arriverà a Palermo il giorno del suo 83esimo compleanno. Esattamente, io ogni anno festeggio il mio compleanno arrivando nella città terminale. Poi salgo su un aereo per Bologna. Quando sono a Bologna scendo dall'aereo grande, prendo un aereo piccolo. Mentre sono in volo mi chiedono il biglietto, siccome sono senza biglietto, mi danno un calcio e mi buttano giù a 4.200 metri con il paracadute però. È vero, perché lei comunque è un alpino paracadutista, quindi ha fatto tantissimi salti, no? È abituato quindi a essere buttato giù dagli aerei. Ma io faccio ancora i lanci, li faccio ancora. Come le è venuta questa idea? Perché questa non è la sua prima impresa, lei ha già camminato tanto. È la mia quarta impresa e ultima questa volta, ma io sono anni che dico sempre l'ultima, i miei tre figli che poi seguono, fanno anche qualche tappa con me. Mi hanno detto che quest'anno chiudono, mi portano via il computer, lo smartphone, il telefono, poi sbrangono la casa, mi mettono delle catene perché... Chiudono dentro. Immagino che ci voglia una bella preparazione per farsi questa camminata. Esattamente, sono 10 mesi l'anno e faccio tutti i giorni 25 km di allenamento senza zaino. E poi invece quando cammino, cioè questa sfida, sono 32 chilometri di tappa media. Allora io le lascio fare gli ultimi chilometri per arrivare a Cremona, io li faccio in macchina perché non sono allenata come lei, poi ci vediamo direttamente in città. Molto bene, ciao. Buona passeggiata, ciao, arrivederci. Grande Alessandro! Ce l'abbiamo fatta, via! Cremona, siamo pieni!